Emanuello e Giorgia hanno pubblicato uno scatto che mostra la loro colazione super romantica. Guardate come hanno preparato i cappuccini. Del resto, loro sono una delle coppie più amate della televisione italiana, insieme da più di 10 anni. Emanuello e Giorgia sono una delle coppie più belle della televisione italiana. I due, ultimamente, hanno pubblicato una foto della loro splendida colazione che è stata molto romantica. Da notare, infatti, come gli sono stati serviti i cappuccini. I due, del resto, come spesso stanno raccontando ultimamente, sono sempre più innamorati. Nel corso dell'anno lui è stato molto partecipe in televisione, ad Amici di Maria De Filippi. Non sappiamo se il prossimo anno sarà ancora presente come professore, ma fino ad ora ha sempre trovato dei gran talenti vincenti. I suoi balletti di coppia con Lorella Cuccarini, poi, hanno fatto sognare tanti telespettatori, ma non hanno suscitato la gelosia di Giorgia come molti credevano, e forse speravano anche. Insomma, i due sono più uniti che mai e lo dimostra anche la loro ultima colazione fatta insieme. Emanuello e Giorgia, colazione romantica per due. I cappuccini sono la vera chicca. In una delle ultime storie che Emanuele ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram, è ben evidente che abbiano fatto una bellissima colazione insieme. I cappuccini sono la vera chicca. Sembrano veramente squisiti e soprattutto sopra, realizzato con quella che sembra essere del cioccolato, ci sono incisi i loro nomi. Un momento, dunque, particolarmente romantico, dedicato solo a loro due che sicuramente farà impazzire coloro che seguono da tempo la coppia. Tra l'altro, va sottolineato che preparare i cappuccini in questo modo, con tanto di scritta sopra ben visibile come in questo caso, è qualcosa di magico e richiede tanta arte e maestria. Emanuello, ultimamente ospite a Ciao Maschio da Nunzio De Girolamo, è tornato a parlare proprio della sua relazione con Giorgia. Ha spiegato che inizialmente loro due erano stati soggetti a dei forti pregiudizi. Ha iniziato a notare che qualcuno lo guardava in modo diverso, eppure per fortuna tutto questo è finito. Ha chiarito anche che, da un lato, si è sentito fortemente giudicato solo perché stava con una donna più grande e all'epoca, più famosa di lui. Tra loro non sono mancati momenti di crisi e si è anche lasciati per un periodo. Nonostante tutto, il loro amore ha vinto alla stragrande e ora si godono insieme la loro relazione e la felicità insieme al figlio che è la cosa più bella che hanno generato.